Buon pomeriggio amici della Midget Italia Racing Series 2024, bentornati al Paul Ricard e bentornati alle emozioni di questo splendido campionato che va adesso a concludere il primo appuntamento stagionale dei 5 in calendario. Io sono Daniele Spadia e vi accompagnerò nel corso di questa gara 4 dalla durata di 20 minuti. Siamo pronti dunque per le emozioni di questo ultimo appuntamento qui al circuit Paul Ricard, uno dei circuiti più storici e soprattutto più importanti a livello europeo per quanto riguarda il motorsport, soprattutto a ruote coperte, e i piloti della Midget sono pronti a dare spettacolo. Gara 4 che, ricordiamolo, ha come griglia di partenza i risultati di gara 2 con l'inversione dei primi 10 posti. Dunque sarà Giampaolo Orlandi con la vettura numero 56 di Costa Ovest a partire dalla pole position, con Xavier Burlar in seconda posizione e Francesco Malvestiti in terza piazza. Rosario Messina invece scatterà al quarto posto, ma attenzione a coloro che andranno a prendere posto nelle file numero 4 e 5, con Davide Gaggianesi e Alberto Nasca che partiranno dal settimo e ottavo posto rispettivamente, e soprattutto Gabriele Torelli, il vincitore di gara 3, e poi Romain Damiani, vincitore di gara 1 e gara 2 con la vettura numero 101, scatteranno rispettivamente dal nono e dal decimo posto. Safety car che dunque sta per rientrare ai box, le vetture che si preparano per prendere il via di quest'ultima corsa del fine settimana transalpino che apre la stagione della Midget Italia Racing Series, con Giampaolo Orlandi, lo vedete con la vettura numero 56, sarà sulla destra dei teleschermi, sulla sinistra invece Xavier Burlar. Vettura di sicurezza che dunque rientra ai box, le auto si preparano a partire con Orlandi che darà il via all'ultima corsa di questo fine settimana. I semafori si spegneranno e daranno il via anche agli ultimi 20 minuti di gara qui al Paul Ricard. Orlandi sulla destra, Burlar sulla sinistra. Si parte in questo momento con una buona partenza da parte soprattutto di Rosario Messina con la vettura numero 3 subito sulla sinistra, qualche contatto invece tra Davide Gaggianesi e Luca Ferrario sulla destra del teleschermo. Si arriva adesso in curva 1 con le auto aperte a ventaglio, con Rosario Messina che prende la curva per primo e chiude subito la traiettoria. C'è stata una splendida partenza da parte di Romain Damiani che è già salito in seconda posizione, davvero una splendida partenza da parte del francese che cerca subito di rifarsi dopo il brutto epilogo di gara 3. Ma davanti a tutti c'è Rosario Messina che riesce a chiudere nel migliore dei modi, con anche un'ottima partenza da parte di Alessandro Ferloni che si troverà al quarto posto, con anche Gaggianesi e Nasca che provano a recuperare posizioni insieme a Gabriele Torelli, il vincitore di gara 3, che cerca in qualche modo di riportarsi davanti al gruppo proprio come ha fatto Romain Damiani in questa fase di partenza. Ottimo dunque lo scatto del francese che però si è dovuto piegare a Rosario Messina che dalla quarta piazza si è subito portato in avanti con l'ottimo scatto al via però anche di Damiani che subito ci prova all'interno della chicane. Dunque il francese a prendere la leadership della corsa, non perde tempo il leader del campionato e riesce dunque a portarsi in prima posizione, davvero un ottimo lavoro a parte sua mentre c'è un testa coda alla chicane, mentre in lotta Nasca con una vettura del team Costa Ovest, con Torelli che ha provato ad andare a sorpasso, la bandiera gialla che sventola la chicane, ma tutte le vetture sembrano essere ripartite, con anche la vettura numero 34 di Francesco Malvestiti che riesce a riprendere via con tutte le auto che arrivano nel terzo settore. Romain Damiani comanda dunque le operazioni con un Rosario Messina che prova a seguirlo da vicino, grandissima scodata da parte di Xavier Burlar che ha cercato di tenere il piede sull'acceleratore quanto più possibile, mentre qui l'attacco per Giampaolo Orlandi nei confronti della vettura numero 90 di Luca Ferrario che dopo l'ottima performance in gara 2 prova adesso a recuperare posizioni. Damiani che quindi rimane in prima piazza con Rosario Messina che segue a breve distanza, Alessandro Ferloni in terza posizione, bravo Torelli subito a salire al quarto posto. E dunque un ottimo scatto da parte di Damiani che prova in questo momento a riprendere
il comando della situazione, mentre nel frattempo attacco da parte di Gaggenesi nei confronti di Burlar, con quest'ultimo che deve cedere la quinta posizione. Adesso Gaggenesi riesce ad entrare in top 5, abbiamo visto brevemente le posizioni guadagnate e perse dai vari attori in pista, con Damiani che ha fatto sicuramente una delle migliori partenze, portandosi dal decimo al primo posto. Nel frattempo prova in qualche modo la vettura di Ferloni ad allungare su un Torelli scatenato, il vincitore di gara 3, che ha fatto davvero vedere ottime cose nel corso di questo fine settimana, così come Damiani, così come Alberto Nasca. Per ora in settima posizione, ma subito all'attacco di Burlar verso la chicane. Vediamo se l'italiano riesce a sopravanzare il belga in fase di staccata, con Burlar che prova a difendersi, ma Nasca è superiore in fase di frenata e riesce a portarsi in sesta posizione con un ottimo sorpasso, e dunque ricomincia la sua cavalcata in alla ricerca del quarto podio consecutivo dopo i due terzi posti arrivati nella giornata di ieri e il secondo posto di questa mattina in gara 3, in un arrivo davvero al photo finish con Giuseppe Forenzi. Chissà che non possa essere oggi la giornata giusta per Alberto Nasca, ma deve recuperare ben 5 posizioni. La caccia al podio è però sicuramente aperta, con Nasca che adesso ha Gaggenesi nel suo mirino. I due hanno lottato già nelle due precedenti corse, mentre è il momento di Torelli per attaccare Ferloni all'interno di curva 12, con Torelli che affonda la staccata all'interno e si prende la terza posizione e l'ultimo gradino sul podio virtuale, con Damiani e Messina che per ora sembrano fare un altro sport. Bravissimo Rosario Messina con la vettura del BD Racing numero 3 a rimanere incollato al leader della classifica. Messina che ha preso la vettura da Alessandro Girotti, che invece aveva partecipato a gara 3 questa mattina e stava subito facendo vedere un ottimo passo in questo momento. È lui a portare a casa il giro più veloce della corsa in 2:26.438, girato in fotocopia rispetto a Damiani. Nel frattempo c'è anche una vettura che fuma con la carrozzeria che sembra toccare l'anteriore destra, mentre qui inquadrata l'auto numero 90 di Ferrario all'attacco di Orlandi, pilota di casa Costa Ovest, che deve cercare di difendere la sua ottava piazza. Attenzione anche a Jody Lambrughi, che ha fatto davvero una gran rimonta in occasione di gara 3 e ha fatto vedere ottime abilità in fase di lotta a centrogruppo, abilità che potrebbero sicuramente tornargli utili nel corso dei prossimi 14 minuti e 15 secondi che ci separano dalla bandiera a scacchi, squadrata da parte di Orlandi, che deve cercare di mantenere la scia da Xavier Burlar, mentre nel frattempo davanti Nasca mette nel mirino Gaggenesi e Messina rimane attaccato a Romain Damiani. Ma con le immagini rimaniamo su Ferrario, che prova il sorpasso verosimilmente su Orlandi, si porta all'interno della staccata e riesce a portare a casa il sorpasso. Davvero una buona mossa da parte della vettura di GT Talent numero 90, che si porta dunque così in ottava posizione. Orlandi che adesso prova il contrattacco in uscita dalla chicane, deve mantenere la preziosissima traiettoria all'interno verso Signe, nonostante adesso Ferrario possa usufruire della scia di Burlar davanti a sé, e infatti deve riaccodarsi Orlandi accontentandosi della nona posizione. 13 minuti e 16 al termine di questa gara 4. Romain Damiani, grazie al suo ottimo spunto in fase di ripartenza, si è riportato al comando delle operazioni, con Rosario Messina in seconda posizione. Messina che adesso sembra poter tenere il ritmo, mentre le immagini indugiano sulla lotta tra Orlandi e Lambrughi per la nona posizione, con Jody Lambrughi che prova in qualche modo a farsi vedere nei confronti del suo rivale. Qui sempre con le immagini rimaniamo proprio su questo trenino. E dunque 12 minuti e 25 al termine di questa corsa, con in questo momento Damiani che sembra riuscire ad allungare leggermente su Messina, un secondo di margine sul suo rivale, con una lotta intanto tra la vettura numero 110 di Alessandro Cremona, che prova l'attacco alla numero 43 di Ian Rocca, sfortunato nella giornata del venerdì con un problema tecnico che
ha limitato le sue performance in fase di qualifica, sta però lottando con le unghie e con i denti per conquistare punti importanti per sé e per GRT Motorsport, mentre nel frattempo continua la lotta, continua la scalata di Luca Ferrario che scavalca Burlar e si porta in settima posizione. Damiani in questo momento prova ad allungare su Messina, che riesce tuttavia a tenere il colpo soprattutto nel primo settore, che sembra essere il suo punto forte. È il punto forte invece per quanto riguarda Ferrario, questo rettilineo. Vedete come non riesce neanche ad avvicinarsi quasi Burlar, nonostante la scia adesso prova a farsi vedere all'interno, ma deve anche cercare di difendersi dalla mossa di Orlandi e anche il ritorno di Lambrughi, che sta provando in tutti i modi ad attaccare proprio in queste fasi di corsa, con la presenza anche di Tornaghi attaccato a questo trenino. Lui pilota con la vettura numero 1 di Not Only Motorsport, team al debutto nel campionato. Tornaghi, pilota junior davvero promettente, che ha fatto vedere ottime prestazioni nel mondo dei kart, ed è proprio in questo fine settimana all'esordio sulle ruote coperte. Nel frattempo prova a contrattaccare Burlar nella lotta per la settima posizione, che sta di fatto animando questa corsa con Tornaghi che si è fatto vedere sull'Ambrughi, senza però riuscire a sorpassare il suo rivale per la decima posizione, l'ultimo posto in top 10. Sta per iniziare il quarto giro con Rosario Messina, che si è riavvicinato in questo giro a Romain Dumoulin, seppur per una manciata di millesimi, con nel frattempo Lambrughi che ci prova all'interno, anzi è Tornaghi che prova all'interno di Lambrughi per portarsi in top 10, mentre la regia va a prendere i primi due in classifica, perché è lotta aperta tra Damiani e Messina, con il francese che non sembra riuscire a scappare come fatto nelle prime fasi di gara nella giornata di sabato, sia in gara 1 che in gara 2. E quindi deve stare attento ai suoi rivali, mentre qui continuano le lotte con Tornaghi all'esterno di Lambrughi per provare un sorpasso davvero difficile verso la prima chicane, costretto ad allargare la traiettoria già di Lambrughi. Rimangono ruota a ruota i due piloti verso curva numero 3, con Tornaghi che potrà avere l'interno, potrebbe avere la traiettoria a favore. Così è, gran sorpasso da parte del giovane pilota di Not Only Motorsport, che si porta dunque in top 10 a dimostrazione del suo ottimo passo gara e delle grandi abilità nelle lotte corpo a corpo. Sta davvero facendo passi da gigante gara dopo gara, e dunque potrebbe essere e diventare una presenza stabile in top 10. Nel frattempo, attenzione a Gagianesi e Nasca, che si sono francobollati al posteriore di Ferloni, che sembra fare ora leggermente più fatica. Si è staccato anche dalla terza piazza di Gabriele Torelli, mentre nel frattempo arriva il contrattacco da parte di Lambrughi, mentre la grafica ci fa vedere come ha guadagnato terreno Orlandi nei confronti di Burlar. Ma le immagini vanno a prendere un Rosario Messina davvero scatenato in questa gara 4. È incollato a Damiani e non permette al francese di scappare, e anzi adesso mette a dura prova il pilota numero 101, con Damiani che deve cercare di sfruttare questo terzo settore, dove spesso e volentieri ha fatto la differenza nel corso del campionato, con Messina che sta cercando di tenere duro lui che può sfruttare la scia nel corso del secondo settore. E i due, va detto, hanno costruito un margine davvero importante su Gabriele Torelli, che si trova a circa 3 secondi e 2 dalla coppia di piloti in prima e seconda posizione. Messina, che al momento è leader anche della categoria junior, come vediamo dal numero rosso in sovraimpressione. Leader dei gentlemen è nuovamente Davide Gaggianesi, che in questa categoria ha vinto le prime tre gare, quindi può fare il poker, mentre per quanto riguarda la categoria senior, lotta apertissima, perché uno dopo l'altro ci sono Makarovski, Gérard e Bourgineau, che quindi lotteranno per la lotta proprio per la vittoria in classe senior. Da qui a fine della corsa, con 7 minuti e 28 al termine, Damiani che fa la differenza, soprattutto qua in curva 1, dove riesce a costruire meglio l'ingresso curva. Alle loro spalle, gara per quanto riguarda le prime 6 posizioni, con
davvero piazze un po' congelate in questo momento, nonostante Gagianese e Nasca siano a distanza di tiro da Ferloni. E chissà che non stiano aspettando il momento giusto per attaccare. Nel frattempo le immagini tornano sulla lotta tra Lambrughi e Tornaghi, con il pilota numero 86 in seno a DC Racing, che si è riportato davanti, ma ci prova Tornaghi con un bell'attacco in curva 6. Si toccano i due con un bellissimo duello corpo a corpo, che vede rientrare in questo momento anche la vettura del giovanissimo Giacomo Pedrini. Mentre gran traverso da parte di Lambrughi, che in qualche modo riesce a tenere la vettura. Questo però favorisce il ritorno di Pedrini. Si aprono a ventaglio le tre vetture con Pedrini all'interno, Tornaghi all'esterno e Lambrughi in mezzo. E proprio Lambrughi sembra avere un'ottima velocità in rettilineo per riuscire a completare il sorpasso, ma Pedrini affonda la staccata. Qui si vede anche l'esperienza ottenuta in una serie come la Formula 4 italiana lo scorso anno, dove è riuscito a farsi vedere e a ottenere buoni risultati. Gran sorpasso, gran doppio sorpasso per lui, mentre ferma una vettura della scuderia Costa Ovest. E quindi abbiamo anche il primo ritirato di quest'oggi. Davvero un peccato per loro, nonostante abbiano Gabriele Torelli attualmente in terza posizione. Nel frattempo continua la lotta con Lambrughi, che sembra essersi assicurato in questo momento la decima posizione, con Pedrini che è riscivolato all'undicesimo posto, ma si gira proprio ora Lambrughi, forse anche per via di un contatto. L'abbiamo visto, erano ruota a ruota staccati da una manciata di centimetri. Vediamo un po' il replay con Lambrughi, che è andato invece a perdere la vettura completamente da solo. E dunque errore da parte del pilota numero 86, che è riuscito però subito a ripartire, quindi ha perso relativamente poco tempo, ma ovviamente una buona manciata di posizioni. 5 minuti esatti in questo momento al termine di gara 4 qui dal Circuit Paul Ricard, il primo appuntamento della Midget Italia Racing Series 2024, e Romain Damiani si trova attualmente in testa, forte dei successi in gara 1 e gara 2, sta provando a ripetersi anche nell'ultima manche del weekend. Ma Rosario Messina non molla e vuole assolutamente cercare di portare a casa questo successo. Il primo sarebbe per lui nel corso di questa stagione. Nel frattempo le lotte, come sempre, continuano lungo tutto lo schieramento. Qui inquadrata la vettura di Cremona, seguito da Ian Rocca e da Makarovski, leader della classe senior. Proprio Makarovski prova a farsi vedere all'interno dell'alfiere di casa GRT Motorsport, senza però riuscire a sorpassarlo. Rocca costretto a un weekend in rimonta dopo i problemi del venerdì, che però si sta ben comportando, così come il suo compagno di squadra Alberto Nasca, attualmente in sesta posizione, che sta cercando di mettere nel mirino Gaggianesi, cosa che invece ha fatto Tomala In su Giacomo Pedrini. Si fa vedere adesso all'interno della chicane il pilota francese Pedrini, che però stacca forte all'esterno, proprio come nel giro precedente riesce a mantenere la posizione. E dunque la In deve rimandare l'attacco alla undicesima piazza. Davanti a loro Tornaghi prova a difendere l'ultimo posto in top 10, mentre da segnare davanti il parziale record nel primo settore di Romain Damiani, che sta provando ad affondare adesso l'attacco nei confronti di Messina, mentre nel frattempo è anche ora per Jasper Jensen di attaccare. In questo caso la vettura di Tomala In, mentre alle loro spalle si è riattaccato anche Cosso Camera. E dunque lotte davvero intense lungo tutto lo schieramento per dimostrare quanto sia competitiva questa serie, con una top 5 che sembra in questo momento congelata, ma che potrebbe cambiare a breve, perché vediamo nel frattempo Gaggianesi finire lungo all'ultima curva. Ma proprio di Gaggianesi stavamo per parlare, perché insieme a Ferroni e Nasca compone quel gruppetto dalla quarta alla sesta posizione, racchiuso in un secondo, che potrebbe farci divertire proprio in questi ultimi 2 minuti e 42 secondi che mancano al termine di un fine settimana davvero scoppiettante. Mentre nel frattempo, costretto alla difesa Alessandro Ferloni, nonostante la sua velocità in rettilineo sembri davvero buona, mentre finito in testa coda purtroppo Alessandro Cremona, con un evidente danno al posteriore, prova adesso a ripartire
il pilota di casa DC Racing, finito in testa coda sicuramente in seguito a un contatto, vedendo il danno riportato sulla sua vettura. Un peccato per Cremona, che stava tentando l'assalto al tredicesimo posto, cosa che invece adesso non sarà purtroppo più possibile per lui. Nel frattempo, Gaggianesi prova in tutti i modi a uscire bene la curva 6 e 7 per portare l'attacco ai danni di un Ferrari che invece sembra difendersi bene. Qui inquadrato Romain Damiani, il leader della corsa, che ha ora allungato a 1,5 secondi su un ottimo Rosario Messina, che rimane comunque davvero rapido e in seconda posizione. Torelli sta provando a rientrare quantomeno sul pilota di casa BD Racing, senza però riuscire per ora a guadagnare così tanto terreno, con la lotta per il quarto posto che sta per infiammarsi, con Ferloni, Gaggianesi e Nasca pronti a regalarci altro divertimento. Questi ultimi due hanno dato vita a grandi lotte nel corso di questo fine settimana. Ferloni ha dimostrato di avere un ottimo passo con la sua vettura di casa DC Racing, non è riuscito a concretizzare come i suoi due rivali, ma è determinato a farlo in questa gara 4. Gaggianesi che si fa quasi vedere all'interno, deve difendersi. Ferloni in ingresso della 11, con Nasca Guardingo alle loro spalle, che prova ad approfittare di una possibile apertura lasciata da uno dei due piloti davanti a sé, mentre Damiani è prossimo a iniziare l'ultimo giro di questa gara. Prova adesso Nasca a farsi vedere all'interno di Gaggianesi. C'è ancora una sola tornata per decidere le sorti di questa gara 4, con Damiani che inizia ora l'ultimo giro di questa corsa. Messina prova a seguirlo a debita distanza, non riesce però a scendere sotto il secondo e tre decimi, mentre Nasca adesso è vicinissimo a Gaggianesi, costretto a difendersi verso curva 1. Vediamo se Nasca forza l'attacco all'interno, invece no, sceglie l'esterno, staccando davvero tardi, ma dovendo preparare l'incrocio su un Gaggianesi che prende anche il cordolo in ingresso di curva 2, con Nasca che adesso è davvero incollato a Gaggianesi. Questo potrebbe regalare a Ferloni un po' di spazio per respirare, nonostante Gaggianesi si avvicini molto proprio in curva 3, 4 e 5. Ma Nasca adesso è davvero incollato e quindi potrebbe quasi provare il contrattacco. Leggera controsterzata per Nasca, che sta davvero spingendo al limite, cercando di portare a casa la quarta posizione, ancora a caccia del quarto podio in altrettante corse, ma dovrà sorpassare due piloti in appena 9 curve. Si fa vedere all'interno di Gaggianesi, che però sul dritto è rapidissimo e riesce anche a sfruttare la scia di Ferloni per potersi difendere. E dunque sembra Gaggianesi poter mantenere la quarta piazza, anzi la quinta piazza, ma attenzione al terzo settore di Nasca, che sappiamo essere davvero competitivo, mentre Damiani in posta adesso segna per la nona volta in questa corsa, seguito da Messina e Torelli. Eccolo qui inquadrato invece Gaggianesi, che deve rintuzzare gli attacchi di Nasca, che si fa di nuovo vedere all'interno, senza però riuscire a portare a casa il sorpasso. Ma ancora 4 curve a sua disposizione per provarci. Arrivano adesso alla 12 con Nasca, che prova in tutti i modi a farsi vedere su Gaggianesi. Potrebbe addirittura tentare un sorpasso verso l'ultima curva dell'ultimo giro, che sta affrontando invece adesso Romain Damiani, che è pronto a uscire dalla 15 per andare a prendere la bandiera a scacchi e portare a casa quello che sarebbe il terzo successo consecutivo, che controllo da parte di Alberto Nasca. Ma è Romain Damiani a portare a casa la vittoria in gara 4 qui al circuito Paul Ricard, terzo successo su 4 corse qui nel circuito di casa. Bravissimo Rosario Messina a concludere al secondo posto, e chiude il podio Gabriele Torelli, che dunque riesce nell'impresa di concludere nei primi tre in tutte e quattro le corse del fine settimana. L'unico pilota campione
capace di riuscirci con Damiani e Nasca fermi a quota 3. Nasca chiude al sesto posto alle spalle di Gaggianesi e di un ottimo Ferloni che è riuscito a difendersi proprio nelle fasi finali della corsa e portare così a casa un ottimo quarto posto. Vittoria in classifica junior per Rosario Messina, più che meritata con la splendida performance di questo pomeriggio. Gaggianesi fa il poker in classe gentleman e porta a casa quindi successo anche in questa gara 4, mentre la classifica senior, eccolo qui, con Makarovski che porta a casa il trionfo di categoria senior riservata ai piloti con oltre 55 anni, quindi davvero bravo Makarovski a portare a casa non solo questo, ma anche la 15ª posizione assoluta. E sicuramente porterà a casa punti importanti per il campionato, proprio come Romain Damiani, che dopo la battuta d'arresto in gara 3 riesce così a tornare al successo. Il vice campione dello scorso anno, che si era presentato con i favori del pronostico, sapevamo essere davvero forte sul tracciato di casa e lo ha così dimostrato. Dovrà cercare di ripetersi dunque Damiani fra poche settimane, due nello specifico, per andare a Vallelunga e vincere nuovamente. Sarebbe davvero una grande prova di forza, ma lì attenzione al ritorno degli italiani che conoscono alla perfezione il circuito Piero Taruffi, con le Castellet che ci ha comunque regalato tantissime emozioni. Davvero bravo Damiani, così come Rosario Messina, che in questa corsa ha fatto davvero vedere ottime cose. Pilota di categoria junior che, nonostante la tenera età, è riuscito a dimostrare tutto il suo livello. È bravo anche Gabriele Torelli a massimizzare il risultato, che oggi difficilmente poteva vederlo oltre la terza posizione, e dunque un'ottima prestazione da parte sua per portare a casa il podio anche in questa gara 4. Ecco quindi la classifica finale, con Romain Damiani che porta a casa il successo nell'ultima corsa qui al Paul Ricard, davanti a Rosario Messina e Gabriele Torelli. Seguono Ferloni, Gaggianesi, Nasca, Ferrario, Orlandi, Burlar e Giacomo Pedrini a chiudere la top 10. Per quanto riguarda la classifica junior, vince Rosario Messina, successo per Gaggianesi in categoria gentleman, mentre la classe senior viene vinta da Mikhail Makarovski. Andiamo dunque a vedere gli highlights di questa gara 4, con l'ottima partenza da parte di Rosario Messina sulla sinistra del teleschermo, la vettura bianca che si propone all'esterno di curva 1 e va ad affrontare la prima staccata del circuito al comando. Bravissimo Romain Damiani dal decimo posto a salire già in seconda posizione dopo una manciata di metri, seconda posizione che si è tramutata nel leadership della corsa poco più tardi, sempre nel corso del primo giro, con una bellissima staccata alla chicane del Mistral. Tantissime lotte a centro gruppo, con protagonista Luca Ferrario, salito poi fino alla settima posizione, autore di straordinari sorpassi, così come questa bellissima lotta tra Lambrughi e Tornaghi, con Lambrughi che purtroppo è finito poi in testa coda perdendo qualche posizione. Nessun problema invece per Romain Damiani, che ha dovuto tenere a bada Rosario Messina, ma è riuscito comunque a portare a casa il successo in questa gara 4, centrando il terzo titolo e il terzo successo in 4 corse qui al Paul Ricard. Vetture che rientrano nel parco chiuso, con Damiani che andrà a ricevere nuovamente i complimenti dal suo team. È una grande prestazione per GT Drive, che ha dimostrato davvero di aver preparato nuovamente alla perfezione questa vettura. Thank you.
un'ottima forza, una